Allora, quindi siamo qua con Mario Spinazzè, che è l'avvocato che difende Lorenzo Bogo e Valentina Reolon nel processo a loro carico e le chiedo un parere sulla situazione del procedimento penale nei confronti dei due attivisti. Il procedimento, come abbiamo visto, si è concluso in primo grado con una netta sentenza di condanna nei confronti del Bogo e della Reolon e, come tutte le sentenze, si rispettano. Io da legale la rispetto, allo stesso modo, dovendo impugnarla, peraltro non la comprendo. Non la comprendo perché nelle mie conclusioni si chiedeva l'assoluzione con la formula più ampia. E mi aspettavo che questa formula venisse accolta. Me l'aspettavo sinceramente da avvocato, da professionista, il che non depone a mio favore, evidentemente, visto che non ho compreso quello che il giudice poi ha deciso. In realtà io mi aspettavo fosse una sentenza perché gli elementi non erano completamente concordanti, in quanto una versione dei fatti data dall'unico testimone, che peraltro, come ribadito al giudice, è la stessa parte offesa e peraltro è anche la stessa parte civile, quindi che ha un interesse economico all'esito della causa. Questa unica testimonianza è stata ritenuta non solo valida, non solo puntuale, ma addirittura prevalente su altre testimonianze, tutte univoche e concordanti, nel definire l'esatta posizione dei due soggetti al momento della supposta aggressione. Quindi noi avevamo dei soggetti, peraltro anche i carabinieri stessi intervenuti, che ci dicono che nel momento in cui sarebbe avvenuta questa aggressione, i due imputati erano altrove, poco lontano, senz'altro, ma sicuramente altrove. La congettura, perché a questo punto è una mera congettura, che fa il giudicante, è che ci sia stato un lasso temporale di pochissimi minuti a questo punto, in cui i soggetti si siano mossi da un determinato luogo, pur controllati dai carabinieri che li stavano accompagnando, si siano mossi da quel luogo, si siano recati repentinamente in un altro luogo, abbiano incontrato la parte offesa, e qui non si sa come abbiano potuto farlo. Lo sapevano, come sapevano, non lo so, parlavano con i carabinieri e il giudice questo non ce lo racconta, ci dice semplicemente c'era il tempo dinamico per commettere l'aggressione. In realtà, il tempo dinamico poteva averlo chiunque, a quel punto lo poteva avere anche il procuratore della Repubblica se gli chiediamo cosa faceva quella sera in quei minuti. Non è questo il ragionamento, almeno spicciolo da me legale, o hai la prova che gli imputati hanno aggredito la parte offesa, oppure la prova non c'è. Questa è una mera congettura. Il Mazzaro ha tutte le ragioni di volersi difendere, di pretendere un risarcimento, però questa non è la verità, è la sua verità, è la verità di un singolo soggetto. Eppure anche le persone che non hanno una laurea in giurisprudenza sanno che se una persona accusa un'altra è la parola dell'uno contro la parola dell'altro. Io temo che in questo giudizio, purtroppo, come spesso accade in molti tribunali italiani, ma molto spesso in piccoli tribunali italiani, gli imputati perdano un diritto, cioè un diritto al giudicante. Il giudice, con tutto il rispetto per il giudice, non era un giudice togato, era un giudice prestato alla toga, un professionista prestato alla toga. Forse in un procedimento così articolato, così complesso, così dubbioso, così induttivo, sarebbe stato necessario un giudice togato, un giudice di maggiore esperienza, un giudice che sa cogliere bene le sfumature e tutti gli elementi. Peraltro, una cosa molto singolare, su richiesta della difesa, proprio perché l'unico testimone a carico, o il prevalente testimone a carico, usiamo questo termine, era la parte civile, la parte offesa, il difensore ha chiesto che venisse acquisito il certificato del casellario giudiziale, praticamente la fedina penale della parte offesa, dalla quale si estrapolano interessanti situazioni rispetto al passato della presunta parte offesa. Si estrapolano situazioni per cui forse, leggendo le condanne
che ha avuto nei precedenti penali, non è persona così credibile, o comunque non persona così tanto credibile da poter instaurare una condanna così pesante e così precisa nei confronti degli imputati, qual è stata quella accolta. Quindi la mia versione, ma io d'altronde sono un difensore, sono di parte, la mia versione è che in appello sicuramente questa accusa non può reggere, ma non può reggere già dal dato dei fatti, solo leggendo, e io mi sono riletto e riletto i verbali, proprio perché ho detto qualcosa, ho sbagliato sicuramente anch'io, sinceramente, di fronte a un unico testimone che sostiene questo fatto, e lo sostiene anche in maniera del tutto vaga ed equivoca, a volte dice che era in piedi, a volte dice che era per terra, a volte dice che si è trascinato, poi non si comprende uno con una gamba rotta come aveva potuto guidare la sua macchina, poi arriva in ospedale dice che si è fatto male da solo, poi improvvisamente 10 giorni dopo cambia versione, avrà parlato con qualcuno, con il suo avvocato presumo, ha cambiato versione e improvvisamente dice no, sono stato aggredito. Beh, non siamo nella periferia di Napoli, non è stato aggredito da una banda di malavitosi. Eravamo nel pieno centro di Belluno alle 11 di sera, la notte di San Nicolò. È inverosimile la ricostruzione del fatto per cui uno sia talmente spaventato da essere portato a nascondere per 10 giorni la verità dei fatti così conclamati. Non ha un telefono in mano, non chiama nemmeno un amico, non chiama i soccorsi, aspetta di arrivare a casa. La versione è veramente poco credibile, anche un fatto romanzato, veramente assolutamente poco credibile la ricostruzione del fatto, data dalla parte offesa. Il giudice ci ha creduto, noi prendiamo atto e rispettiamo quello che dice il giudice, salvo che ci sarà un altro giudice a verificare se questa era la giusta versione dei fatti. Noi non lo crediamo, ne siamo certi e siamo assolutamente certi che è un clamoroso errore giudiziario e che ne uscirà presto.